Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 22 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. La vittoria dei sentimenti. Con Marte battagliero nel segno in coppia la tensione è alta, ma siete voi, con sincera passione, a imporvi sul partner ombroso e diffidente. Tranquilli, avete qualche buon amico col quale sfogarvi, mentre la Luna, anch'essa favorevole, rafforza l'intuito e vi aiuta a leggere la situazione in chiave psicologica. Protetti dalla vostra sensibilità e con la voglia di rimettervi in gioco per la felicità di tutti, riuscite a trovare in ciascuno un lato intrigante. Magari punzecchiati dal pianeta rosso non state bene con gli altri, ma almeno manifestate le vostre emozioni, invece di chiudervi nel guscio come il granchio. Negazione di quanto si desidera e di quanto si è chiesto, o perlomeno la riuscita di ciò che si desidera passerà attraverso prove difficili. Molti sono gli errori di valutazione commessi o che si commetteranno. Risposta negativa. I single vivranno ancora una profonda solitudine. È il momento di accantonare i doveri e di concedervi coccole e passione senza pensare a quello che accadrà domani. Una giornata complicata per quanto riguarda la fiducia che riponete negli altri, molti vi sembreranno non meritarla e non fare certamente torto a qualcuno a essere pudenti nel fidarvi degli altri. Abbiate cura di più delle vostre cose e mettete mano a tutte le vostre risorse se volete davvero riuscire in un progetto che avete a cuore. Mercurio sembra ostacolarvi oggi in tutti i modi, ma è solo apparenza, in serata avrete dei buoni momenti. Evitate di accettare nuove richieste di amicizia sui social network. Sforzatevi di piacere alle persone che vi circondano, particolarmente a chi vi sta a cuore. Venere vi renderà magnetici e affascinanti ed è giunto il momento di affondare qualche colpo importante. Giove potrebbe favorirvi con un colpo di fortuna inaspettato, mettete da parte ogni atteggiamento pessimistico e, se potete, tentate moderatamente anche la fortuna. Cercate di risparmiare su tutto, se potete rinviate qualche acquisto non proprio necessario e badate di avere sotto controllo ogni spesa. Sistema ciò che hai da riordinare in casa. Liete notizie in famiglia o che riguardano la famiglia e i parenti. Spostamenti, viaggi, contrattazioni e contatti con parenti. Il lavoro e la vita privata in questa giornata potrebbero essere irrimediabilmente legati l'una o l'altra. Potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato. In amore potrete contare su un fascino indiscutibile, che vi permetterà di centrare i bersagli più ambiziosi. In amore avete delle speranze con una persona che ultimamente non vi considerava. Contrarietà in campo quotidiano, seccature domestiche potranno farvi innervosire non poco, ma voi, con la vostra pazienza, il sangue freddo e anche un tocco di generosità, riuscite a superare brillantemente ogni prova. Il cielo contiene per voi infatti una sola negatività, costituita da Giove e soltanto per chi è nato dal 14 al 18 di luglio. La forma fisica si presenta buona, anche perché fate conto sulla positività di Venere, pianeta del benessere, nel segno buon amico dei Gemelli. Giornata dolce, improntata alla fantasia e alla creatività, a darvi l'input giusto l'acquatico Nettuno in Trigono. Ma il suo non potrebbe rivelarsi così realizzativo se la Luna, Mercurio e Urano in Toro, non si premurassero a tradurre l'immaginazione in realtà. A voi amanti della storia farà piacere sapere che oggi si festeggia il Natale di Roma, ovvero quel lontano 21 aprile del 753 avanti Cristo, quando secondo leggenda Romolo tracciò con l'aratro il perimetro della futura città di Roma. Per l'occasione la città organizza manifestazioni e apre gratuitamente i musei, da prendere in considerazione. Amore ed Eros. Assente o freddino e distaccato, in fondo non fa differenza, l'amore oggi è una delusione, ma sopperite con le amicizie, tenere e sincere. Nervosetti, ma per fortuna siete circondati di persone simpatiche e comprensive, che vi daranno una mano a vincere il malumore e a tenere la collera sotto chiave. Magari con un bel tuffo nella camomilla. Ora più che mai è importante che proviate a stare al passo del partner.
La vostra metà ha bisogno di attenzione. Occhi aperti, qualcuno potrebbe stancarsi di aspettare ancora. Non sempre si può ottenere quella completa consonanza di emozioni che desiderate seguendo la vostra vena romantica e idealistica. Sperimentate un incontro meno perfetto con la persona amata, ma ugualmente coinvolgente e appassionante. Nettuno vi abitua a vivere i sentimenti e l'approccio all'eros con adattabilità ai diversi momenti che una coppia può attraversare, specie se appartenete alla terza decade. Lavoro e denaro. Colleghi motivati a finire in fretta e bene il lavoro, poi con un certo anticipo rispetto al solito orario vi disperdete come scolaretti all'uscita di scuola o uccellini in partenza per un viaggio. E in partenza la maggior parte lo è davvero, con 4 giorni di ponte davanti si va, la primavera è troppo bella per farsi tentare dalla tentazione della valigia. Mare, lago o montagna saranno in cima ai vostri desideri. Insieme alle grigliate tra amici che non sono ottimali per la linea, ma fanno bene al cuore. Forza di volontà e intelligenza vi concedono di essere un vero e proprio osso duro in ambito professionale. Se lavorate in un ambiente che non vi dia quell'entusiasmo che cercate potreste calare il vostro ritmo. La prima decade del vostro segno può sviluppare progetti abbastanza ambiziosi nella carriera. Molto favorite le professioni artistiche, comunicative, l'insegnamento. Per la terza decade in campo lavorativo c'è area di confusione, ma niente paura, Nettuno, signore di tutti i cambiamenti, muterà in seguito quel che ora appare immutabile. E sarà decisamente in meglio per voi. Benessere, buona forma fisica, anche se si può fare di più, tutto dipende dalle compagnie che frequentate e dalla disposizione mentale con cui vi accostate agli altri. Sforzatevi di comunicare, sfogate le emozioni, anche il corpo risulterà più leggero. Il vostro portafortuna, cristallo di rocca montato in argento, protettivo nei confronti di stomaco, ghiandole della parte più ricettiva del cervello. La domanda è, il gioco vale la candela? Difficile rinunciare a lavori extra di questo periodo ma se ne va della vostra salute, pensateci bene. Le cure potrebbero togliervi altra libertà e pace. Per lei, in azienda già abbigliate per un weekend tutto natura, senza passare da casa. Tenuta sportiva e struccate. Pazienza, l'essenziale è la vostra professionalità. Per lui, se la partenza domattina è fissata ad ore antelucane, stasera niente uscite goliardiche, giusto il tempo, preparato zaino o valigia, di rilassarsi un po'. State benone anche sul divano, immersi in un libro coinvolgente, buona lettura. Colore delle emozioni, rosa pesca. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.